Questo è un centro di accoglienza per persone senza dimora che è stato individuato proprio per consentire un alleggerimento nelle strutture di provenienza. La gestione di questa struttura è affidata appunto alla Caritas di Roma, 90 persone, dei volontari che ci aiutano e che ci sostengono anche per attivare delle iniziative. Abbiamo un corso di lingua italiana e i nostri ospiti cercano appunto di darci una mano e anche per le attività ordinarie. Cerchiamo un po' di rasserenare un po' il clima, di rendere un po' la permanenza il più possibile piacevole. Una componente importante, fondamentale, che ci sta sostenendo fin dall'inizio è proprio quella dei frati francescani. Siamo presenti, questo è un po' il nostro. Anche il nostro modo, il nostro desiderio di essere, cioè viviamo insieme a loro, condividiamo la vita con loro in questo tempo d'emergenza. E non è sempre semplice entrare in relazione con loro, perché non ci conosciamo. Quindi creando familiarità, creando fraternità insieme a loro, piano piano anche loro si aprono con noi. Alle persone che sono qui manca sicuramente un po' la dimensione della libertà, manca anche una progettualità, perché non sapere quando finirà questo fenomeno in persone che magari hanno anche qualche problematica in più genera sicuramente più instabilità, più disorientamento, una maggiore ansia. Una buona percentuale degli ospiti è di religione islamica, quindi noi viviamo insieme come fratelli, sicuramente rispettando i nostri momenti di preghiera e i loro momenti di preghiera, e questo devo dire che è bello e riesce. Io credo che il rischio grande che stiamo correndo, perché non è assolutamente scongiurato, è proprio che gli ultimi continuino ad essere ultimi, sempre più indietro, lasciati anche più soli. Questo credo che debba essere una preoccupazione di tutti, non solo dei cosiddetti addetti ai lavori, di chi se ne occupa. In questo tempo stiamo riscoprendo un quotidiano che forse spesso avevamo dimenticato. Abbiamo avuto l'occasione in qualche modo di ricentrarci un pochino. Questa è stata per noi un'occasione anche di grazia, questo lo posso dire da cristiano, da frate, avere la possibilità di stare vicino di più a chi ha bisogno. Altrimenti il rischio è quello di farsi annientare da un periodo in cui è più difficile entrare in relazione, è più difficile stare con gli altri, ma riscoprendo un po' il centro della nostra vita, quindi la preghiera, il servizio, la vita fraterna, si può vivere bene questo tempo che ci è venuto incontro senza richiederlo poi.